È successo di nuovo all'INPS. Dopo l'uomo che qualche giorno fa tentò di spogliarsi davanti a un'impiegata per protestare contro il reddito di cittadinanza inferiore alle attese, anche la delusione di una donna si è trasformata in rabbia e in una vera e propria occupazione di uno degli uffici con la richiesta di 1.000 euro contro i 127 che le sono stati riconosciuti. Alla sede dell'INPS in via Valentini, per riportare la calma, è dovuta intervenire la polizia. A rendere noto l'episodio è di nuovo la funzione pubblica della CGIL. Il segretario Sandro Malucchi chiede ancora un incontro con i vertici dell'Istituto di Previdenza affinché adotti misure per prevenire liti agli sportelli. Ribadiamo la necessità, alle parole di Malucchi, di un confronto al fine di ricevere rassicurazioni sull'attività di sportello che è diventata sempre più il terminale delle istanze crescenti dei bisogni dei cittadini, dall'assistenza al sostegno al reddito alla previdenza. Il reddito di cittadinanza è l'ultimo problema che si aggiunge a tutti quelli che già c'erano, dipendenti assediati da chi chiede informazioni, pretende aumenti rispetto al conteggio e manifesta rabbia e delusione, spesso a parole, ma qualche volta, come è successo, passando alle vie di fatto. Con il varo del